Sì, grazie Presidente, ho avuto un momento di confusione perché non ho sentito neanche l'esito della votazione sull'ordine del giorno e quindi pensavo che stessimo ancora su quella. L'ordine del giorno è approvato unanimemente 32 su 32. Grazie, Prego. grazie ancora. Allora, io ritorno su questa delibera di Montestallonara. Ci ritorno perché vorrei dire a tutti che a gennaio ci sono degli sfratti e quindi per fortuna noi arriviamo a votare questa delibera ora e speriamo di riuscire ad evitare questi sfratti che mi risultano siano sospesi fino al 31-12 e non fino al 31 gennaio. So che queste persone dovranno comunque andare in tribunale l'11 gennaio e spero che quindi per allora l'approvazione della delibera sia sufficiente e magari se fosse possibile entro quella data riuscire anche a trascrivere la delibera, secondo me sarebbe anche una cosa ancora più positiva per scongiurare questi sfratti. Ritengo che ovvio il passaggio che sottolineava il consigliere Pelonzi, perché è implicito che queste case, qualora siano riscontrati i requisiti soggettivi, ritornino alle persone che le hanno legittimamente comprate e che quindi stanno combattendo da tempo perché ritornino, diciamo, in loro piena proprietà senza essere sottoposti ad aste, sfratti e altre situazioni davvero tragiche. Mi dispiace, devo dire, che oggi non sia presente in aula a votare con noi questa delibera la sindaca. So che sta facendo un grande lavoro sulle periferie e anche sulla legalità e questa delibera comprende questi due aspetti, perché i piani di zona sono quartieri estremamente periferici in cui non solo ci sono situazioni di questo genere, ma in cui le persone vivono anche in condizioni molto disagiate perché spesso sono privi di opere pubbliche. E quindi penso che questa delibera, come tutte le altre, sia proprio il segnale che questa amministrazione in questi anni ha voluto dare alla città per voler ristabilire appunto la legalità e per voler ridare dignità alle persone che a fatica e con grandi sacrifici hanno cercato di comprare una casa in questi quartieri. Quindi mi fa piacere che invece anche nelle passate delibere, le stesse siano state votate all'unanimità, proprio perché il segnale deve essere un segnale forte nei confronti delle altre istituzioni che devono vedere questa non solo come una battaglia di Roma. È vero che Roma è la città che ha più piani di zona rispetto a tutte le altre e in essa sono coinvolte tantissime famiglie e tantissimi cittadini, quindi l'Aula è bene che si faccia sentire e vedere unita in questa battaglia senza differenze tra una forza politica e l'altra, e devo dire che in Commissione Urbanistica noi su questo lo siamo sempre stati, proprio perché le altre istituzioni devono dare supporto al Comune di Roma, che da solo non ha la forza di fronteggiare tutte queste situazioni, e nello stesso tempo noi così diamo un segnale forte anche ai cittadini. Vorrei dire anche ai miei colleghi consiglieri che tantissime volte io ho avuto testimonianze di persone che abitano nei piani di zona che finalmente, grazie a questa nostra azione, mi hanno detto di aver recuperato la fiducia nelle istituzioni, perché per tanti anni loro hanno provato a portare questa testimonianza, questa ingiustizia, a dire che erano stati truffati, ma non hanno mai visto, diciamo, un'istituzione pronta ad ascoltare e ad agire per soddisfare le loro richieste. Quindi questo, secondo me, di oggi è davvero un bellissimo segnale. Come per l'ordine del giorno, mi immagino che anche la delibera venga approvata all'unanimità. Grazie, Presidente.